Buongiorno a tutti, volevo comunicarvi rapidamente in modo da non annoiarvi due cose. La prima riguarda il bando per quanto riguarda i finanziamenti alle attività produttive. Noi appunto proroghiamo la scadenza fino al 23 marzo, in modo da consentire a tutti coloro che fossero interessati la partecipazione. Abbiamo ulteriormente semplificato, con delle rettifiche e correzioni, le modalità di partecipazione, consentendo anche attraverso un'autocertificazione che in qualche modo comunichi la propria regolarità fiscale rispetto a quelli che sono i requisiti richiesti. Perché tutto questo? Perché noi ci teniamo che tutte le attività produttive del paese partecipino e in questo modo non avremo dei residui da restituire allo Stato. Quindi davvero il nostro, cioè quello degli amministratori, è un invito perché tutti partecipino. Inoltre, volevo dire che nella settimana prossima, penso a metà della settimana prossima, verranno erogati i buoni spesa in modo che le persone che in precedenza avevano commesso anche delle scorrettezze nella compilazione della domanda sono state tempestivamente contattate ed è stato chiesto loro di riformulare la domanda. Quindi questi buoni spesa rivolti alle persone che stanno vivendo con maggiore problematicità questa condizione saranno erogati appunto durante la prossima settimana. Un'ultima cosa, si stanno vaccinando un numero molto alto di persone. Il mio appello soprattutto all'ASL è di accelerare quanto più è possibile la vaccinazione dopo appunto gli ultraottantenni e adesso in questo momento si sta vaccinando il personale scolastico, giusto per informarvi, anche io in quanto docente e quindi personale scolastico questo pomeriggio farò il vaccino. In questo modo costruiremo un cordone sanitario per impedire al virus di irrompere nelle nostre comunità e quindi rimbalzare appunto questo virus che ha creato tante difficoltà, le sta creando ancora. L'unico obiettivo e l'unico sistema per fermarlo è la vaccinazione. Quindi davvero al di là di tutte quelle che sono le versioni di parte o di quelle che sono le scuole di pensiero, vacciniamoci. Questa è la cosa importante e cerchiamo di risolvere al più presto sia la crisi sanitaria che quella economica, rispetto alla quale noi vi abbiamo garantito che saremo sempre disponibili e al vostro fianco per ogni esigenza, perché è una battaglia che ci vede tutti appunto dalla stessa parte. Arrivederci.